Salve a tutti e bentornati all'angolo della libraia. Oggi vi parlo della Matematica del Cuore, primo romanzo della serie Fuori tema di Denise Grover Swank. Denise Grover Swank è nata a Kansas City, in Missouri. Durante l'adolescenza ha viaggiato su e giù per gli Stati Uniti con la famiglia, attraverso quattro stati, cinque città e 10 case. Oltre all'inglese parla lo spagnolo ed il cinese. Si è resa conto molto presto di avere una vera e propria passione per la scrittura, già dalle scuole medie. Fino al 2009 ha lavorato come blogger, poi ha vinto un concorso letterario e non ha più smesso di pubblicare. Oggi è un'autrice rosa incredibilmente affermata. Ha 6 figli, 3 dei quali adottati. La Matematica del Cuore, dunque, è il primo romanzo di una saga intitolata Fuori tema 1, ambientata alla Southern University. Scarlett Goodwin ha avuto un'infanzia e un'adolescenza veramente molto difficili a causa della madre alcolizzata. I traumi infantili l'hanno portata ad essere un'introversa, vittima di attacchi d'ansia, con poca fiducia in se stessa e negli altri. Oggi è una bella ragazza di 20 anni che lotta faticosamente contro se stessa per cercare di crearsi una vita sociale. È iscritta alla Southern University in matematica, materia che le riesce particolarmente congeniale e che ama per la sua prevedibilità. Condivide un appartamento con Caroline e tutto sommato è soddisfatta della sua vita. Per mantenersi all'università, fa da tutor a studenti meno portati per la sua materia e ad un certo punto si trova a dover assistere Tucker Price, campione di calcio, idolo locale, festaiolo e sciupa femmine. A prima vista i due ragazzi non hanno assolutamente nulla in comune, sono agli antipodi, eppure quando iniziano a lavorare insieme si scoprono in perfetta sintonia. Tucker nasconde un passato burrascoso, che lo ha portato ad essere ciò che è, ma che gli consente anche di capire le debolezze di Scarlett e di aprirsi con lei come con nessun altro. Riusciranno però i due ragazzi a superare i vecchi traumi, le recenti abitudini e a lasciarsi travolgere dall'amore? Il romanzo della Swank non spicca certo per originalità e l'intreccio è semplice e prevedibile. Peraltro, rispetto al più recente Ti sposo per caso, che ho già recensito, manca anche della vena ironica ed è piuttosto infarcito di riflessioni simili psicologiche. Ad ogni modo è scritto bene, lo stile è scorrevole e i due personaggi principali riescono a conquistare. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi, ci rivediamo presto all'angolo della libraia. Ciao!